Nella Puglia ancora in zona rossa, la scuola fino alla prima media ha riaperto, ma le famiglie pugliesi, uniche in Italia, hanno potuto scegliere come prevede l'ultima ordinanza regionale. Non fa eccezione la provincia di Foggia. Senza paura, perché è una necessità, la scuola è un diritto e a questi bambini è stato tolto proprio il diritto allo studio, il diritto a quella che era la loro normalità. Quindi, nonostante tutti i rischi, io come genitore ho scelto di mandare i miei figli a scuola, perché so che forse la scuola potrebbe essere un luogo sicuro. Non ho avuto nessun problema, pure perché per fortuna non sono tanti in classe. Certo, assolutamente sì, la sento al sicuro qui. Penso che i protocolli di sicurezza ci siano, non è mai successo niente, anzi forse è una delle poche scuole dove ci sono stati credo un paio di episodi. Certo, rimanere i bimbi a casa, meglio scuola, più protezione. Ci auguriamo che tutto vada bene. Sì, sì, mi fido, ci voleva, insomma, hanno bisogno di socializzare, di stare insieme agli altri bimbi, quindi è una buona cosa aver riaperto le scuole. E c'è chi invece ha preferito la DAD. Inevitabilmente abbiamo ritenuto in famiglia che dopo le vacanze pasquali, questi giorni di festa, immaginiamo che ci possa essere un'importante ripresa della circolazione del virus e quindi credo che i prossimi 7-10 giorni siano fondamentali per capire l'andamento della curva epidemiologica. Di conseguenza sia noi come genitori che proprio mia figlia non abbiamo ritenuto opportuno mandarla a scuola proprio perché ci si aspetta un mantenimento alto dei contagi. Ho ritenuto tenere la bambina a casa perché ritengo che la situazione non sia ancora delle migliori, anzi peggiori di giorno in giorno, quindi nonostante le difficoltà che ci ritroviamo a riscontrare come famiglia, entrambi i genitori lavoriamo, ritengo più sicuro per la salute di mia figlia tenerla a casa.